Cerchio Medianico K, la via mistica. Altissimo Signore, che tutto sostieni e trascendi, tu sei la mia vera natura onnipervadente ed assoluta. Io circoscrivo la mia onnipresenza, circoscrivo la mia vera natura, credendomi povero, piccolo, limitato. E tu invece sei in me e dai a me l'universo, perché io ne faccia la tua immagine, la tua effigie, e renda testimonianza di te in esso, e perché esso stesso divenga il tuo trono posto in me davanti a tutti i miei simili. O Signore, che nel momento della prova io tutto questo comprenda, e se il dolore è forte, io chini la testa, ma chinandola io dica: grazie, grazie, o Padre, perché vuoi farmi comprendere che tu solo sei la mia vera natura, che la mia personalità è illusoria, che la mia materialità è illusoria, e che questo dolore è solo un senso, un segno, un aspetto della tua esistenza. Tu non sei separato dal mio dolore, tu soffri con me, in me, per me, e fai di questo dolore l'ennesima manifestazione della tua completezza e della tua grandezza, che non riesco né a pensare, né a concepire, né a condividere. E che io negli altri ritrovi tutto questo, che nel loro essere limitato e circoscritto io veda l'infinito, l'assoluto essere. Amen. Guida psichica. Ecco, figli, ciò che noi possiamo dirvi oggi. Sappiamo che vi sono molte cose di cui voi avete bisogno, molte domande che voi vorreste farci. Pure vi diciamo: rivolgete queste domande al vostro essere interiore, attraverso alla costante consapevolezza di quel che vi induce ad agire. Voi troverete Dio, e in Dio troverete ogni risposta, ogni affrancamento, ogni più vera esistenza ed esperienza. Là dov'è beatitudine, là dov'è essenza, voi siete attesi e amati. Colui che è vive ogni aspetto della vostra vita pur rimanendo assoluto, vive ogni palpito della vostra esistenza. Egli solo è il vostro vero e unico tesoro. Cercate Lui sopra ogni altra cosa. La vostra vita non gli è sconosciuta, così come non è sconosciuta a noi. Egli sa tutto dei suoi figli, ma non violenta il loro libero arbitrio. Egli vi ama, o figli cari, e così fate voi con i vostri simili. Amate come noi facciamo con voi. Amatevi a vicenda, fu detto all'inizio di quest'era, a ciò che tutti riconosceranno che siete miei discepoli. Con queste parole, o figli cari, io vi saluto e benedico.